Ehi, ciao, io sono Giulio. Oggi andremo a vedere un argomento molto richiesto, i reaction roll. Per chi non sa cosa fossero i reaction roll, in pratica è molto semplice, consistono sul fatto che quando un utente clicca su una reazione riceve un ruolo. È un codice molto molto semplice da fare, quindi io direi di iniziare subito. Andremo a vedere due metodi per implementare i reaction roll sul vostro server. Il primo è creare un messaggio fisso che resta sempre in un canale, dove gli utenti possono andare e cliccare sulle reazioni. Il secondo invece consisterà sul fatto che gli utenti dovranno eseguire un comando che farà comparire un embed con le varie reazioni. Vabbè, dai, direi che è ora di iniziare. Allora, iniziamo subito con il primo metodo, quindi mandare un messaggio una volta tanto con le varie reazioni da cliccare e quel messaggio resterà lì fino alla fine dei tempi e funzionerà sempre. La prima cosa che dobbiamo fare, super importantissima, è sostituire questo const client con questa riga qua, in questo modo, e aggiungere questa parte qua tra le parentesi. È molto importante, mi raccomando. Ok, ora provvediamo a mandare appunto quel messaggio con le varie reazioni. Quindi magari creiamo un comando change, magari il comando, giusto per prova, poi tanto lo andremo a eliminare. Possiamo creare anche un embed, magari. Ok, lo mandiamo, ovviamente. Una volta mandato, dovremo far reagire al bot appunto questo messaggio. Quindi andiamo a capo, senza punti e virgola qua, mi raccomando. Scriviamo appunto then, quindi dopo. Scriviamo msg.react, quindi reagisci al messaggio con queste emoji. Allora, scegliamo subito un emoji. Quindi andiamo qua su Discord, ne scegliamo una. Per esempio questa qua. E mi raccomando, non dobbiamo mettere queste emoji in questo modo qui, perché non la prenderà. E per prendere l'emoji corretta dovremo scrivere appunto emoji qua in chat, ma prima inserire un backslash. Ora possiamo mandare l'emoji e appunto copiare questa universale. Quindi la incolliamo qua, molto bene. Io metto due emoji perché voglio fare che si possano ottenere due ruoli. Beh, ovviamente cambio emoji. Mettiamo magari questa qua. Ovviamente potete scegliere tutte le emoji che volete. Molto bene. Ok, quindi in questo modo abbiamo creato il nostro messaggio. Possiamo mandarlo. Quindi facciamo un add punto e mandiamo comando. Molto bene. Possiamo, se volete, eliminare i messaggi prima, così è più carino da vedere. E ora dobbiamo solo configurare il bot in modo che quando clicchiamo su queste reazioni ci dia il ruolo. Ok, allora questo dobbiamo scrivere client on message reaction add, quindi quando viene aggiunta una reazione a un qualsiasi messaggio. Async function, perché deve essere una funzione asincrona. Qua scriviamo message reaction, magari, virgola user. Apriamo le parentesi. Ok, la prima cosa che dobbiamo scrivere è se user.bot return. E questo ci permette di evitare che se in un futuro faremo mandare al bot qualche reazione, come in questo caso per esempio, il bot riceverà il ruolo. E ovviamente sta cosa a noi non ci piace. E quindi la disabilitiamo. Ora dobbiamo scrivere questa riga e mi raccomando scrivetela così in questo preciso modo. E ora possiamo scrivere il codice vero e proprio. Quindi scriviamo se messageReaction.id è uguale, allora noi dobbiamo prendere solo le reazioni che sono all'interno di questo messaggio. E quindi copiamo l'id qua con copia id e lo incolliamo qua. Scriviamo poi all'interno di questo if se messageReaction.id e trattino basso emoji.name è uguale a è questa qua, facciamo prima. E quindi entra in questo if se un qualsiasi utente cliccherà su questa azione in questo messaggio. Ora qua ci basterà semplicemente dare il ruolo all'utente. Quindi creiamo magari una variabile utente e appunto dobbiamo ricercare è l'utente che ha cliccato sulla reazione. Quindi scriviamo messageReaction.message.guild.members .cache.find quando andiamo a ricercare dove l'id dell'utente è uguale a user.id. Ok, quindi in questo modo abbiamo ottenuto l'utente e ora ci basterà scrivere utente.roles.add e tra parentesi l'id del ruolo. E per esempio io voglio che mi aggiunga il ruolo bot, giusto per provare. Molto bene, direi di provarlo subito. Quindi abbiamo il bot. Io ovviamente non ho il ruolo bot, ma se clicco sulla reazione,
non me lo dà lo stesso. Sono stupido, scusate, qua non va scritto messagereaction.id, ma messagereaction.message.id. E proviamo ora a cliccare. Ecco qua, ho ricevuto il ruolo bot. Ottimo, funziona. Ovviamente possiamo fare la stessa cosa anche per l'altra emoji. Si basterà copiare questo, perché tanto il messaggio è uguale. Cambiare l'emoji, che è questa qua, e cambiare magari l'ID del ruolo. Mettiamo official bot stavolta. Vediamo, se clicco su questa, dovrei ricevere anche official bot. Molto bene. Una cosa che possiamo fare ora è che se togliamo la reazione, si toglie anche il ruolo dall'utente. In realtà è veramente super semplice, ci basterà copiare questo client on e al posto di message reaction add ci basterà sostituirlo con message reaction remove. Ovviamente qui non dobbiamo aggiungere il ruolo ma rimuoverlo, quindi remove e anche qua remove. Ah, e ora questo ovviamente lo possiamo cancellare, non ci serve più a niente. Proviamo subito, ho entrambi i ruoli e mi tolgo il ruolo bot e infatti il ruolo bot non ce l'ho più. Mi tolgo il ruolo official bot e infatti non ce l'ho più. Molto bene, funziona alla grande. Magari me lo ridò, me lo tolgo, mi do official bot. Perfetto, funziona tutto. Molto bene. Ok, bene, questo è il primo metodo per fare un semplice reaction role. Ora vediamo il secondo metodo, dove l'utente potrà eseguire un comando e generare appunto un embed con le varie reazioni. Lo potrà fare ovunque nel server, al contrario di qui che può tenere i ruoli solo in uno specifico messaggio, in uno specifico canale che definirete voi. Allora, creiamo magari un comando, message content, uguale a ruoli, per esempio. Possiamo creare come prima un embed, che è più carino. Ovviamente lo mandiamo. E come prima, dopo aver mandato l'embed, dobbiamo far mandare le reazioni. Punto then. E sempre come prima scriviamo msg.react e l'emoji che appunto vogliamo utilizzare. Io utilizzo sempre quella di prima. Molto bene. Ora facciamo un altro then. Quindi dopo aver mandato tutte le varie reazioni, scriviamo il comando vero e proprio per appunto far ricevere i ruoli agli utenti. La prima cosa che dobbiamo creare sono due filtri e dopo vediamo bene perché. Allora scriviamo const magari filter 1 per la prima emoji uguale, magari qua scriviamo reaction virgola user precettina e vogliamo che reaction.emoji.name sia uguale a la prima emoji e che user.id sia uguale a message.author.id. molto bene, facciamo la stessa cosa anche per la seconda emoji, quindi il secondo filtro e settiamo in mente anche la seconda emoji. Molto bene. Dobbiamo creare due reaction collector, quindi scriviamo const reaction 1 magari è uguale a msg.createReactionCollector. Poi dobbiamo mettere il primo filtro, dopo vi spiego perché, poi virgola, aperte graffe, dispose due punti true. Ottimo, facciamo la stessa cosa ovviamente anche per la seconda emoji, reaction 2 filter 2. Ora ci basterà scrivere reaction 1.on collect, quindi quando viene cliccata la reazione, virgola, r,u per indicare la reazione e l'utente che appunto clicca la reazione. E qua come prima dobbiamo definire l'utente e dare il ruolo, quindi var utente message.guild.members.cache.find deve trovarla tramite appunto il u.id. Una volta trovato l'utente gli diamo il ruolo, quindi utente.roles.add. Come prima possiamo usare il ruolo bot. Molto bene, facciamo la stessa cosa anche per la seconda reazione, quindi reaction 2, quando viene cliccata, dà all'utente il ruolo official bot stavolta. Ok, come prima possiamo fare che anche quando viene tolta la reazione si toglie il ruolo. È molto semplice, ci basterà copiare questi due, al posto di collect, remove, quindi quando viene tolta. Qui invece di aggiungere il ruolo lo rimuoviamo. Ok, questo è il codice terminato, ma vediamo bene come funziona. Una volta mandate le due reazioni con le varie emoji, vengono creati due reaction collector che funzionano rispettivamente con i vari filtri, cioè che il primo reaction collector deve funzionare solo quando l'emoji è la prima che abbiamo settato. Inoltre, oltre a controllare che l'emoji sia quella corretta, controlla anche che l'utente che clicca sulla reazione sia quello che abbia creato il comando. In questo modo, e cioè l'id di chi clicca la reazione sia uguale all'id del creatore del messaggio. Ovviamente questa cosa è opzionale, cioè si può anche togliere, e dipende se volete che nel vostro comando i ruoli li possono prendere solo chi appunto ha digitato il comando. Dopo il filtro abilita anche il dispose,
che ci permette di abilitare il remove, perché altrimenti di default non è attivato. Inoltre qua possiamo inserire anche un altro parametro. Se infatti scriviamo virgola time due punti e inseriamo un valore in millisecondi, per esempio 20.000, possiamo definire anche un tempo massimo che l'utente può utilizzare per cliccare le reazioni. E questo vuol dire che se sono passati più di 20 secondi, in questo caso, dalla creazione del comando, le reazioni non funzioneranno più. Aggiungo a entrambi e inoltre, per rendere la cosa ancora più carina, posso creare a una delle due reazioni, tanto uguale, al posto del move metto end e posso far scrivere al bot, message.send, tempo scaduto. Cioè quando finisce il tempo, appunto scrive nel canale tempo scaduto. Ovviamente questa cosa è opzionale. Ok, beh, direi di provarlo subito. Quindi aggiorniamo il bot e proviamo a eseguire il comando. Ruoli. Si è creato l'embed correttamente, molto bene. Io non ho nessun ruolo, né bot, né official bot. Vediamo se funziona. Ora mi dovrebbe dare il ruolo bot, molto bene. Ah, e tra l'altro mi dice tempo scaduto, perché sono passati più di 20 secondi. Ottimo. Rifacciamo il comando. Ora mi do official bot, ok, e me lo tolgo. Ok, funziona. Ora magari possiamo aspettare 20 secondi, dove ovviamente il bot mi dirà tempo scaduto. E infatti, eccolo qua. Ok, beh, direi che funziona. Ovviamente qua è scontato, potete aggiungere tutte le reazioni che volete, aggiungendo qua una riga, in questo modo, qua una riga e qua due, quindi sia quando viene cliccata che quando viene rimossa. Direi che per oggi è tutto, spero di essere stato chiaro. Ok, molto bene, questi erano i due metodi per implementare il reaction role nel vostro server. Spero di essere stato chiaro, nel caso fatemi qualsiasi tipo di domanda nei commenti. Io spero che questo video vi sia piaciuto, io vi ricordo di mettere like, commentare e iscrivervi. Noi ci vediamo nel prossimo video e ciao ciao!